In secondo luogo, l'organo sa essere un catechista eccezionale. Credetemi, l'ho sperimentato nel mio stesso cammino e nella mia stessa relazionalità nella formazione umana e cristiana di tanti fratelli e sorelle. Pensate, per esempio, per un attimo, a dover spiegare il mistero del Dio trino e uno a qualcuno. Mani nei capelli, il terrore ci assale, lo spavento ci attanaglia, e ora che dico? Chiaramente possiamo rivolgerci a tutto l'aspetto tradizionale della geometria, per esempio del triangolo equilatero. Addirittura nel mondo contadino una volta si usava l'immagine del forcone a tre denti, cioè dove ogni dente è chiaramente il singolo dente, ma per avere il forcone uno ho bisogno di denti tre, quindi tre per avere uno. Sono immagini che funzionano, però se entriamo dentro al mistero ci rendiamo conto della loro limitatezza. Anche la geometria, esempio, io uso una geometria solida perché chiaramente in Dio c'è tutto, quindi anche la profondità, quindi anche lo spessore, quindi anche tutto quello di cui noi possiamo fare normalmente esperienza nel creato e nel mondo, ma c'è un problema. La geometria solida necessariamente in natura implica che ci sia una parte in luce, una parte in ombra, ma in Dio tutto è luce. Quindi la geometria solida, per poter creare un'immagine che spieghi in maniera più perfetta la Trinità, non funziona. Beh, allora ci possiamo ricorrere alla geometria piana, perché insomma il triangolo equilatero sì, dal punto di vista logico-razionale funziona, ma vuol dire che allora cosa facciamo? Riduciamo la nostra descrizione esperienziale di Dio a due dimensioni, e la terza dov'è? Accidenti, se il Signore non ha la terza dimensione, si è fatto carne ed è entrato nel tempo e nella storia. Immaginiamoci, insomma, noi, no? Allora, se prendiamo in considerazione il linguaggio della musica, ci rendiamo conto che questo linguaggio, forse, per quanto riguarda le nostre capacità intellettuali di provare a sbirciare un pochino dentro a questo mistero ineffabile, è proprio il linguaggio adatto, quello della musica. Io spesso faccio questo esempio ai giovani e agli adulti quando lo trattiamo in ambito catechetico. Prendiamo l'organo come compagno di catechismo, con la sua perennità di suono, e già questo esprime l'eternità. E prendiamo una sonata a tre parti. Può essere una fuga, può essere una triosonata, può essere quello che vogliamo, purché sia a tre parti. Ognuna di queste tre parti, se il compositore è stato bravo, è una melodia ben identificata, piacevole, graziosa, godibile, e ognuna ha le sue caratteristiche, il suo carattere, la sua peculiarità. Ma per avere la sonata a tre o la fuga a tre, qualsivoglia, ho bisogno di tutte e tre queste voci, perfettamente distinguibili, perfettamente individuabili, ma che soltanto quando le ho tutte e tre insieme, ben distinte, ognuna che svolge le sue operazioni secondo le leggi del contrappunto e dell'armonia, soltanto in questo momento io ho la pagina musicale, la singola pagina, che sia sonata o che sia fuga. Questo perché, per tornare allo stesso discorso, Dio è trino e quindi è uno, non il contrario, cioè non è questa unità nella quale a colpi di martello ci devo inserire queste tre persone che non so come fare. No, basta guardare una musica a tre parti, una bella musica a tre parti, ognuna con la sua personalità, con le sue caratteristiche individuabili, che in relazione alle altre due voci ha le sue operazioni, il suo modo di relazionarsi, e questo relazionarsi è bellezza autentica e diventa l'immagine migliore, secondo me, per poter gustare la Trinità di Dio, perché noi non possiamo
spiegarla fino in fondo. Allora la cosa migliore da fare non è tanto spiegarla razionalmente fino in fondo, ma trovare il modo di poter comprendere che la Trinità è autentica bellezza, all'interno della quale noi siamo chiamati ad immergerci, non tanto per riuscire a comprenderla, questo lo faremo in cielo, quanto per riuscire a innamorarci di tanta bellezza. In questo l'organo diventa un catechista eccezionale.